Quindi noi, caro Ministro, stiamo oggi, diciamo, con la sua presenza, inaugurando, diciamo, collaborazione molto più strutturata, tra tutti i ministeri coinvolti e i partner istituzionali. Ringrazio particolarmente anche il Ministero, della Difesa, l'Agenzia Difesa Servizi, il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Infrastrutture e tutti gli altri enti che sono coinvolti, il Ministero dell'Ambiente in questo virtuoso esercizio. Quindi siamo davvero lieti che lei ci onora di questa sua presenza e ci dà l'avvio poi operativo di questo grande programma che poi si articola in una serie di progetti che hanno una loro specifica, diciamo, fisionomia, diciamo, ed individualità. Quindi, Ministro, mi scusi se mi sono dilungato, ma valeva la pena creare questo, diciamo, perimetro di contesto, concreto, e le lascio pertanto la parola per non rubarla, diciamo, oltre il suo prezioso tempo. Insomma, so che sono giorni particolarmente intensi e delicati. Grazie, Ministro. Grazie, grazie direttore. Sono giorni molto complicati, questo è vero, ma ci tenevo a essere qui perché oggi stanno insieme molte cose importanti. Sono presenti tra i relatori e con quelli che ci stanno seguendo, le meraviglie della tecnologia consentono anche di vedere i nomi non soltanto degli oratori, ma anche di chi si è collegato per ascoltare. Sono presenti davvero tutte le persone che in questi anni hanno lavorato su questi temi all'inizio quasi inascoltati, quasi come diceva Maritain, minoranze profetiche. Poi in realtà questo tema si è rivelato un tema centrale e importante, quindi oggi è un giorno significativo perché in questa intesa istituzionale tra voi, tra l'Agenzia del Demanio, il Ministero, l'ENIT, la Difesa Servizi. Davvero costruiamo le basi, oltre a tutti gli altri interlocutori che sono presenti oggi, per farlo diventare veramente un progetto paese. Qualche anno fa, nel mio primo mandato da ministro, abbiamo iniziato a fatto la scelta di iniziare a dedicare gli anni a un tema particolare e abbiamo cominciato su temi che sembravano un po' stravaganti, parlo del 2015-2016, l'anno dei borghi, l'anno dei cammini, l'anno del turismo lento, l'anno delle ferrovie turistiche storiche e abbiamo iniziato a lavorare anche con Difesa Servizi, con Demanio, con voi, su dei progetti, le case cantoniere, il recupero dei fari. Oggi mi pare che queste cose stiano andando a sistema per due ragioni. La prima è perché sono diventate la strategia, diciamo, del turismo lento dell'Italia minore, della valorizzazione di tutto ciò che in un altro paese sarebbe un grande attrattore di turismo internazionale. Da noi per eccesso di patrimonio, magari è stato trascurato, di patrimonio culturale, è stato trascurato negli anni. Al centro del piano strategico del turismo 17-22 c'è questo tema. E adesso sembra un tempo remoto e lontanissimo, ma fino a gennaio di quest'anno, fino a gennaio del 19, prima dell'esplosione della pandemia, il tema in Italia era aumentare i luoghi capaci di attrarre turismo interno e internazionale per decongestionare le città, le grandi capitali dell'arte, che erano in overbooking, si parlava dei ticket d'ingresso, ve lo ricorderete, nelle città d'arte. Noi sappiamo che il turismo sta attraversando un deserto molto difficile in cui noi dobbiamo sostenere, stiamo sostenendo, dovremo sostenere ancora di più le imprese, i lavoratori, le strutture ricettive, aiutarle ad arrivare alla fine di questo deserto, ma alla fine di questo deserto sappiamo che il turismo tornerà impetuoso in Italia, il turismo internazionale, la gente avrà ancora più voglia di viaggiare e in particolare di visitare il nostro paese. E allora dobbiamo prepararci ora a quel momento, insistendo su questa strategia, che è una strategia che punta, come ho detto, a decongestionare i luoghi che torneranno ad essere affollati di turismo, ma che punta anche a distribuire ricchezze e valorizzare il territorio. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Quindi tutti questi progetti su cui oggi firmiamo l'intesa e su cui si svolge questo convegno sono tutti collegati tra di loro e non a caso io
nelle richieste che abbiamo fatto per il recovery plan e che stiamo discutendo in questi giorni, poi discuterà il Parlamento, discuteranno le parti sociali, ho messo al centro di queste proposte, tra le altre evidentemente, anche un piano sui sul recupero dei borghi, sul turismo lento, sui cammini, sulle ferrovie storiche, perché davvero penso che l'insieme di queste cose rendano unico il nostro paese e gli conferiscono una possibilità di sviluppo straordinaria. Io l'ho detto più volte, pensiamo agli esempi di altri paesi che hanno creato strutture d'accoglienza tipiche, penso al patrimonio delle case cantoniere, penso, come c'è nella nostra intesa, a quante cose si possono fare con il recupero di beni pubblici lungo i cammini, perché se tu fai un cammino, in Italia abbiamo 100 Santiago di Compostela, lungo il cammino ti aspetti un certo tipo di ospitalità. Non è che cammini e poi vai in un albergo a 5 stelle in città, ti aspetti un certo tipo di ospitalità lungo i cammini. I percorsi hanno il vantaggio di fare rifiorire tutto ciò che c'è attorno ai percorsi. I borghi possono diventare un luogo di una sfida enorme, enorme per il nostro paese, perché non si tratta soltanto, come è doveroso, di mettere in campo politiche per ripopolare quei borghi, ma di sapere che il ripopolamento arriva dall'opportunità di trovare lavoro lì. Oggi, l'abbiamo visto in questa epidemia, le potenzialità enormi della rete, dello smart working, cambierà veramente il modo di distribuire, anche di costruire le nostre città, di costruire il rapporto tra posto di lavoro e abitazione, e consentono di lavorare molto a distanza. Pensiamo dei progetti di digitalizzazione dei borghi, oltre che di riqualificazione del patrimonio storico e artistico, quanto potrebbero diventare attrattivi anche per le imprese internazionali, anche per avere dei luoghi in cui si vive bene e in cui naturalmente se torna il lavoro tornano le attività, torna il forno, torna il negozio di alimentari, tornano i negozi, torna la gente a viverci, a lavorarci. Quindi è una grande sfida per il paese, il lavoro lungo tutta la dorsale appenninica di riqualificazione. E in più tutto questo può diventare una risposta fortissima che solo l'Italia può dare di turismo esperienziale. E sarà sempre di più così man mano che si tornerà alla normalità. Non voglio andare a vedere, voglio andare a vivere un'esperienza, vivere all'italiana, immergermi. E quindi noi abbiamo la possibilità non di emulare ciò che c'è più o meno in tutto il mondo uguale, indipendentemente da dove si trova l'albergo, da dove si trova il villaggio turistico. Noi abbiamo la possibilità di offrire a un turismo colto, intelligente, rispettoso dell'ambiente, rispettoso della fragilità del nostro patrimonio storico-artistico, naturalistico, la possibilità di un'immersione totale. Venire in Italia, immergersi, questo è vero turismo esperienziale, anche se per pochi giorni provare il brivido che ogni cittadino del mondo vorrebbe di vivere un po' l'italiana, dove si mangia bene, dove si vive bene, dove c'è il sole, dove c'è la musica, dove c'è l'arte, dove c'è la gente allegra. Questo è quello che il nostro paese, finito questo deserto terribile, tornerà a offrire al resto del mondo. Quindi questo progetto sta perfettamente in questa strategia. È l'inizio di un percorso. Io credo che tutti i protagonisti, sono molti che sono qua, anche molti che hanno lavorato, stanno lavorando con me. Bisogna lavorare insieme. Non c'è differenza tra lavorare sui borghi, lavorare sui cammini, lavorare sulle ferrovie storiche, lavorare sulle ciclabili, lavorare sulla rivalutazione dei piccoli luoghi della cultura, i siti archeologici minori, i piccoli musei. È un insieme di forza che renderà unico, oltre che competitivo, il nostro paese. Quindi grazie di questa giornata, grazie della firma, dell'intesa, grazie direttore, insomma penso davvero che potremo fare un grande lavoro insieme. Grazie a lei, signor Ministro, davvero, grazie per la firma della nostra intesa, insomma, e quindi le confermo e le continuiamo ad assicurare, diciamo, tutto il nostro massimo supporto per seguire, diciamo, questi scopi e colgo l'occasione anche per rassicurarla su un tema di cui lei mi aveva anche accennato e su cui abbiamo lavorato, che a giorni come Agenzia del Demanio nell'ambito degli indirizzi anche di investimenti tecnologici che ci sono stati impartiti dal nostro Ministero dell'Economia usciremo con un bando, diciamo, un concorso di idee di progettazione che abbiamo chiamato Campanili Tecnologici, cioè un'iniziativa che mira a promuovere, diciamo, l'ideazione e la progettazione di un modulo multitecnologia
integrabile a tutti gli elementi, diciamo, della classe demaniale, sia immobili, strutture che anche eventualmente aree, che dovrebbe, diciamo, integrare più tecnologie che possono servire, cioè possono essere funzionali a servizi di connettività 5G, 6G, tecnologie IoT o smart technologies, oppure per sensoristica ambientale, sensoristica per la sicurezza, per tutta una serie di forme innovative di stoccaggio distribuito di energia, oppure ancora, diciamo, la possibilità di promuovere energy community, eccetera. Comunque dei moduli che si possano integrare, diciamo, ad elementi patrimoniali del demanio, che abbiano la caratteristica a loro volta di rendersi nodi di una rete più ampia, e questo nella logica di intervenire, diciamo, per assicurare dei servizi di prossimità territoriale soprattutto ad aree che non sono coperte dalle reti o che vivono problemi di digital divide, e quindi in questo senso, diciamo, sostenere il ripopolamento di borghi, il ripopolamento di aree, diciamo, che oggi non sono coperte. E quindi sotto questo profilo lanceremo questa iniziativa di cui avevamo discusso e che, diciamo, è strettamente sinergica con le attività, diciamo, che sono al centro, diciamo, di questo protocollo, di questo memorandum, diciamo, e delle iniziative che abbiamo di cui ci confronteremo oggi. Quindi grazie ancora, signor Ministro.